Ciao, bentornato, bentornata in questa lezione numero 19 del tuo percorso, del nostro percorso verso l'abbondanza. Chiaramente, prima di approcciarti a questa lezione, se stai ascoltando questa lezione per la prima volta e sei capitato in questo percorso grazie a questa lezione, voglio dirti o voglio ricordarti che bisogna necessariamente iniziare il percorso dall'inizio. Si può provare a seguire solo una lezione, ma ti assicuro che seguendo tutto il percorso sarà molto facilitata la comprensione dei concetti esposti nella 19ª lezione. Nella lezione precedente si parlava della crescita, di come ci procuriamo il nostro materiale per la crescita e ci faceva anche notare l'autore che noi siamo immersi nella sostanza che ci fa vivere, cioè l'aria, a livello fisico, ma allo stesso modo a livello anche spirituale più sottile. Introduzione alla parte 19. La paura è una potente forma di pensiero. Paralizza i centri nervosi, condizionando la circolazione sanguigna. Ciò a sua volta paralizza il sistema muscolare, facendo sì che la paura abbia un impatto sulla totalità dell'essere, corpo, cervello e nervi, il piano fisico, mentale e muscolare. Naturalmente, il modo per superare la paura è diventare consapevoli del potere. Che cos'è questa misteriosa forza vitale che chiamiamo potere? Non lo sappiamo, ma d'altra parte non sappiamo neanche cos'è l'elettricità. Però sappiamo che se ci si conforma ai requisiti delle leggi che la governano, l'elettricità si comporta come un servitore obbediente, illuminando le nostre case e le nostre città, facendo funzionare le nostre macchine e fornendoci molti servizi utili. Lo stesso accade con la forza vitale. Sebbene non si sappia cosa sia, e forse non lo si saprà mai, sappiamo comunque che si tratta di una forza primaria che si manifesta attraverso i corpi viventi e che, rispettando le leggi e i principi che la governano, possiamo predisporci a ricevere un flusso più abbondante di questa energia vitale, esprimendo in tal modo il grado più alto possibile di efficienza mentale, morale e spirituale. Questa 19ª parte espone una modalità molto semplice di sviluppo di questa forza vitale. Se mettete in pratica le informazioni delineate in questa lezione, ben presto svilupperete quel senso di potere che è sempre stato il tratto distintivo della genialità. E con queste belle premesse passiamo alla parte 19. Numero 1. La ricerca della verità non è più un'avventura affidata al caso, bensì un processo sistematico che segue una sua logica operativa. A ogni tipo di esperienza viene data una voce nel dar forma alla sua decisione. 2. Cercare la verità significa ricercare la causa ultima delle cose. Sappiamo che ogni esperienza umana costituisce un effetto. Quindi, se riusciamo a determinarne la causa e se scopriamo di poterla controllare coscientemente, anche l'effetto o l'esperienza cadranno sotto il nostro controllo. 3. L'esperienza umana allora cesserà di essere il trastullo del fato. Un essere umano non sarà più il figlio del caso, ma del destino. Sarà possibile dirigere senza fatica la sorte e il fato, come un capitano governa la sua nave o un ingegnere il suo treno. 4. Ecco che finalmente tutte le cose si risolvono in un unico elemento ed essendo così traducibili l'una nell'altra, devono restare sempre correlate e non possono più essere in opposizione reciproca. 5. Nella sfera fisica esistono innumerevoli contrasti che, per convenienza, possono essere designati con nomi diversi. Tutte le cose hanno misure, colori, sfumature o estremità. C'è un polo nord e c'è un polo sud. C'è un dentro e c'è un fuori. Un visibile e un invisibile.
ma si tratta solo di espressioni che servono a contrapporre degli estremi. 6. Sono nomi assegnati a due parti diverse di una singola quantità. I due estremi sono relativi, non si tratta di entità separate, ma di due parti o aspetti del tutto. 7. Nella sfera mentale vige la stessa legge. Si parla di conoscenza e di ignoranza, ma ignoranza non è altro che la mancanza di conoscenza. Perciò è solo un termine usato per esprimere l'assenza di conoscenza. Non possiede un principio di per sé. 8. Anche nella sfera morale troviamo all'opera la stessa legge. Parliamo di bene e di male. Ma il bene è una realtà, qualcosa di tangibile, mentre il male rappresenta semplicemente una condizione negativa. L'assenza del bene. Talvolta si identifica il male con una condizione molto reale, ma esso non ha un principio, né una vitalità, né una vita propria. Sappiamo che è così perché può essere sempre annientato dal bene. Proprio come la verità dissolve l'errore e la luce annulla l'oscurità, così anche il male svanisce di fronte al bene. Pertanto, nella sfera morale non esiste che un singolo principio. 9. Troviamo esattamente la stessa legge anche nella sfera spirituale. Si parla di mente e materia come di due entità separate, ma una visione più marcata evidenzia che non esiste che un singolo principio operativo, la mente. 10. La mente è reale ed eterna. La materia è in perenne cambiamento. Sappiamo che nelle ere del tempo 100 anni non rappresentano che un giorno. Se ci troviamo in una grande città e lasciamo spaziare lo sguardo sui suoi alti, magnifici e numerosi edifici e sulla grande varietà di nuove automobili, telefoni cellulari, luci elettriche e ogni altra comodità della civiltà moderna, potremmo voler ricordare che non una di quelle cose esisteva anche solo un secolo fa. E che molto probabilmente, se ci trovassimo nello stesso luogo fra 100 anni, scopriremmo che solo poche di queste cose sono sopravvissute. 11. Anche nel regno animale vige la stessa legge del cambiamento. Milioni e milioni di animali vanno e vengono nell'arco di pochi anni di vita. Nel regno vegetale il cambiamento è ancora più rapido. Molte piante e quasi tutte le erbe vanno e vengono nell'arco di un solo anno. Se passiamo al regno inorganico, ci aspettiamo di trovare qualcosa di più sostanziale, ma osservando un continente nella sua apparente solidità, veniamo a sapere che è emerso dalle acque dell'oceano. Vediamo una montagna gigante e ci viene detto che il luogo dove oggi si erge un tempo era occupato dalle acque di un lago. E mentre siamo in riverente silenzio davanti alle imponenti pareti rocciose di un'antica valle, possiamo facilmente rintracciarvi l'azione erosiva dei grandi ghiacciai che hanno trascinato tutto dinanzi a sé. 12. Siamo in presenza di un continuo mutamento e sappiamo che non rappresenta altro che l'evoluzione della mente universale, il grandioso processo per mezzo del quale tutte le cose si ricreano continuamente. E comprendiamo che la materia non è altro che una forma assunta dalla mente e che quindi rappresenta una semplice condizione. La materia non ha un principio. È la mente il solo principio. 13. Dunque sappiamo che la mente è il solo principio che agisce sul piano fisico, mentale, morale e spirituale. 14. Sappiamo anche che questa mente è statica, è allo stato di riposo e che la capacità di pensare dell'individuo rappresenta la sua capacità di agire sulla mente universale e di convertirla in mente dinamica.
o mente in movimento. 15. Per fare ciò è necessario ricorrere al carburante fornito dal cibo, poiché l'uomo non è in grado di pensare senza nutrirsi. Quindi notiamo che perfino un'attività spirituale come pensare non può essere convertita in fonte di piacere e profitto se non facendo ricorso a mezzi materiali. 16. Ci vuole un'energia di qualche tipo per raccogliere l'elettricità e convertirla in potere dinamico. Servono i raggi del sole per procurare l'energia necessaria alla sopravvivenza delle piante. Quindi è necessaria anche l'energia contenuta negli alimenti per permettere all'individuo di pensare e conseguentemente di agire sulla mente universale. 17. Forse saprete, o forse no, che il pensiero si forma eternamente e incessantemente nel perenne intento di trovare espressione. Ma resta il fatto che se il vostro pensiero è potente, costruttivo e positivo, ciò trasparirà dal vostro stato di salute, dai vostri affari e dal vostro ambiente. Se invece avete un pensiero debole, critico, distruttivo e generalmente negativo, esso si manifesterà nel vostro organismo sotto forma di paura, preoccupazione e nervosismo, nelle vostre finanze sotto forma di penuria e limitazioni e nell'ambiente circostante per mezzo di condizioni discordanti. 18. Ogni ricchezza è figlia del potere. I possedimenti hanno valore solo se conferiscono potere. Gli eventi sono significativi solo se influiscono sul potere. Ogni cosa rappresenta un certo grado e una certa forma di potere. 19. La conoscenza del principio di causa ed effetto, come dimostrato dalle leggi che governano il vapore, l'elettricità, l'affinità chimica e la gravitazione, mette in grado la gente di formulare progetti coraggiosi e di attuarli senza paura. Queste leggi vanno sotto il nome di leggi naturali, poiché governano il mondo fisico, ma non tutto il potere è di natura fisica. Esistono anche il potere mentale, il potere morale e il potere spirituale. 20. Cosa sono le nostre scuole e università se non delle centrali elettriche mentali dove si sviluppa il potere mentale? 21. Proprio come esistono tante potenti centrali elettriche per dare energia a poderosi macchinari che raccolgono le materie prime e le trasformano nelle necessità e nei comfort della vita, così anche una centrale mentale raccoglie la materia prima, la coltiva e la trasforma in un potere infinitamente superiore a tutte le altre forze della natura, per quanto esse possano essere già meravigliose. 22. Che cos'è questa materia prima raccolta in migliaia di centrali mentali nel mondo e trasformata in un'energia che evidentemente ne controlla ogni altra? Nella sua forma statica è mente, nella sua forma dinamica è pensiero. 23. Si tratta di un potere superiore perché esiste su un piano più elevato, perché ha permesso all'umanità di scoprire la legge per mezzo della quale queste meravigliose forze della natura potevano essere imbrigliate per far svolgere loro il lavoro di centinaia o migliaia di persone. Ci ha permesso di scoprire leggi che hanno annullato il tempo e lo spazio e che hanno sconfitto la legge di gravità. 24. Il pensiero è quella forza vitale o energia ancora in via di sviluppo che ha prodotto risultati eclatanti durante la seconda metà di questo secolo, del secolo scorso chiaramente, dando luogo ad un mondo che anche solo 25 o 50 anni prima sarebbe stato del tutto inconcepibile. Se organizzare queste centrali mentali ha prodotto tali risultati nell'arco di solo mezzo secolo, cosa possiamo aspettarci dai prossimi 50 anni? Noi lo sappiamo bene. 25. La sostanza di cui tutte le cose sono create è infinita, in termini di quantità.
Sappiamo che la luce viaggia a una velocità di circa 300.000 km al secondo e che esistono stelle talmente remote che la loro luce impiega 2.000 anni per giungere fino a noi. E sappiamo anche che stelle simili esistono in tutto il firmamento. Sappiamo che quella luce ci arriva sotto forma di onde, quindi se l'etere in cui viaggiano le onde non fosse continuo, la luce non riuscirebbe mai a raggiungerci. Pertanto, l'unica conclusione a cui possiamo arrivare è che questa sostanza, o etere o materia prima, è presente ovunque nell'universo. 26. Allora, come si manifesta nella forma? Nella scienza elettronica si fabbrica una pila collegando poli opposti fatti di zinco e di rame e creando un flusso di corrente dall'uno all'altro polo, producendo così energia. Lo stesso processo si verifica rispetto ad ogni altra polarità. E poiché tutta la forma dipende semplicemente dalla frequenza vibratoria e dalle conseguenti relazioni reciproche che vengono a stabilirsi fra gli atomi, se desideriamo cambiare la forma della manifestazione, dobbiamo cambiare la polarità. Questo è il principio di causalità. 27. Il vostro esercizio di questa settimana prevede che vi concentriate, e qui uso la parola concentrarsi nel pieno senso del termine. Lasciatevi talmente assorbire dall'oggetto del vostro pensiero da non essere più coscienti di nient'altro e fatelo per alcuni minuti al giorno. Se vi prendete il tempo necessario per mangiare affinché il vostro organismo venga nutrito, perché non concedervi anche il tempo di assimilare il vostro nutrimento mentale? 28. Lasciate che il vostro pensiero si soffermi sul fatto che le apparenze ingannano. La Terra non è né piatta né immobile. Il cielo non ha la forma di cupola e il Sole non si muove. Le stelle non sono piccoli granelli di luce e la materia, che un tempo si credeva fosse stabile, oggi ha rivelato di essere in uno stato di flusso perenne. 29. Cercate di realizzare che sta velocemente avvicinandosi il momento. Siamo già all'alba di quel giorno in cui le nostre modalità di pensiero e di azione dovranno adattarsi al rapido aumento di conoscenze sul funzionamento dei principi eterni. E con questo consiglio ci approcciamo quindi a leggere le domande e le risposte di revisione. 181. Gli estremi come vengono messi in contrapposizione fra loro? Disegnandoli con termini che li distinguono come dentro e fuori, sopra e sotto, luce e oscurità, bene e male. Quindi 182. Si tratta di entità separate? No. Sono parti o aspetti di un unico tutto. 183. Qual è il singolo principio creativo della sfera fisica, mentale e spirituale? La mente universale o energia eterna da cui provengono tutte le cose. 184. Cosa ci collega a questo principio creativo? La nostra capacità di pensare. 185. Come entra in funzione questo principio creativo? Il pensiero è il seme che diventa azione e che a sua volta diventa forma. 186. Da che cosa dipende la forma? Dalla frequenza vibratoria. 187. Come si può cambiare la frequenza vibratoria? Per mezzo dell'azione mentale. 188. Da che cosa dipende l'azione mentale? Dalla polarità, dall'azione e reazione esistente fra l'individuale e l'universale. 189. L'energia creativa ha origine nell'individuale o nell'universale? Nell'universale, ma l'universale può manifestarsi solo attraverso l'individuale. 190. Perché è necessario l'individuo? Perché l'universale è statico e richiede energia per mettersi in moto. Ciò si verifica per mezzo del cibo che viene convertito in energia, che a sua volta permette all'individuo di pensare.
Quando l'individuo smette di mangiare, smette di pensare, quindi non agisce più sull'universale. Di conseguenza non si verificano più azioni o reazioni. L'universale è solo mente pura in forma statica, mente allo stato di riposo. Siamo quindi giunti alla fine di questa 19ª parte del nostro percorso verso l'abbondanza e il mio consiglio, come sempre, è quello di leggere, rileggere, ascoltare, riascoltare ogni singolo concetto, ricordandoti che ho inserito anche i sottotitoli proprio per permetterti di leggere anche o quando non hai possibilità di ascoltare o anche per integrare l'ascolto. E questa settimana l'esercitazione prevede semplicemente la concentrazione pura. Cioè prendiamo qualcosa, ci concentriamo e non permettiamo a niente, a nessuno, a nessun pensiero di distoglierci dal nostro, dalla nostra concentrazione verso un oggetto o verso una situazione. Dobbiamo non essere più coscienti di altro, quindi scegliamo un pensiero e concentriamoci esclusivamente su quello. All'inizio sarà complicato come tutto, ma poi pian piano riusciremo a farcela per qualche secondo, poi per qualche secondo in più e via dicendo. Si tratta di nutrimento e di allenamento. Io vi saluto, ti saluto e ci vediamo la settimana prossima con la 20ª parte del nostro percorso verso l'abbondanza.